Trovati a tutti, salve, benvenuti a questo incontro sulla lettura e la meditazione del Vangelo di Giovanni. Ricordiamoci sempre che di lasciare agire le parole in noi. Sicuramente io vi racconto qualcosa che può orientarvi, ma quando leggerete da soli, perché non dovrete fare filosofia, ma dovrete prendere in mano il testo e leggere ripetutamente questi versetti, fino a che non sorgano in voi delle immagini che non devono essere per forza quelle che io adesso comunicherò, ma devono essere qualcosa che proviene da voi. Leggiamo il testo di oggi. Il giorno seguente Giovanni, Battista, vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo, ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Dunque vediamo un po'. Il primo versetto ci dice: Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: 'Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo'. Ecco. Ovviamente il processo dell'acquisire una consapevolezza di essere un io, di essere parte del divino. È avvenuto prima con Gesù. Cioè Gesù è l'io che si presenta in un corpo. Il primo io umano che si può vedere sulla terra è quello di Gesù. Il principio universale, quello che ha creato il mondo, la parola, il logos, il verbo, penetra in questo momento dentro al corpo di Gesù e lo fa diventare il Cristo. Gesù Sicuramente è un individuo che ha vissuto 30 anni e è provenuto da una, una vita di preparazione, di grande evoluzione. Altrove abbiamo parlato di tutti questi misteri legati a, a Gesù. Gesù è in realtà un iniziato che viene portato a 30 anni davanti a Giovanni Battista nel momento in cui penetra in lui quello che è l'entità del Cristo. È il primo essere non illuminato come profeta, perché non è un profeta, ma è proprio colui che dona il suo corpo in sacrificio all'Io. A questo in caso a Dio. Quindi Dio si incarna in un uomo. L'incarnazione del Cristo è l'incarnazione della forza universale che ha creato il mondo dentro al corpo di Gesù. Quindi c'è una distinzione che dobbiamo fare fra Gesù uomo e Gesù dopo il battesimo. Dopo il battesimo, Gesù diventa Cristo, il creatore del mondo, il creatore del mondo che poi diventerà e donerà se stesso sul Golgota per fare in modo che ogni uomo ritrovi in sé il ruolo di futuro creatore del mondo. Giovanni vede Gesù e dice: Ecco, sei tu l'uomo prescelto per poter incarnare Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In realtà, lui dice. Questo essere che penetrerà in te sarà colui che si assumerà la responsabilità non dei singoli peccati dell'uomo, ma del peccato oggettivo del mondo. Non esiste soltanto il peccato che compiamo noi, noi possiamo compiere anche dei peccati, dei, delle, delle incertezze, per esempio possiamo schiacciare una formica mentre eh, camminiamo, possiamo far cadere qualcosa. A nostra insaputa, e eh? questo non è un, una cosa intenzionale, ecco, questo tipo di peccato una volta doveva essere scontato dall'uomo. Adesso, con l'avvenuta del principio Cristo sulla Terra, non è più così. Il Cristo si addossa al peccato del mondo e dal punto di vista karmico l'uomo si, si alleggerisce, porta con sé solo la sua croce, non la croce di tutto il mondo, di tutti i peccati del mondo. Ecco. Giovanni continua e dice: Questi, Gesù, è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Quello che penetra in Gesù è un principio che esisteva prima di Giovanni, prima degli uomini, prima di Adamo. È il Logos, il Verbo, la parola che si incarna adesso nel corpo di Gesù. Io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni lui stesso è una novità per lui. A un certo punto della sua vita ha cominciato a sentire in lui, nel deserto della sua solitudine, una voce che è la voce della coscienza, che gli dice, ma guarda che nel mondo si sta riempiendo Dio, si sta riempiendo, Dio sta venendo sulla terra, diventerà proprietà di ogni uomo se lo vuole. E proprio perché doveva essere manifestato in questo caso a Israele sarebbe il popolo di coloro che sanno di avere un io, non è soltanto la Palestina, ma il popolo eletto in realtà è il popolo in cui ogni uomo, la fraternità futura, dice Giovanni: Io sono venuto a preparare questo evento. E prima io battezzavo usando il procedimento dell'acqua che surrogava la sensazione di avere un io, perché strappavo. Una, una sorta, diciamo, di consapevolezza artificiale ai miei discepoli, dandogli, immergendoli nell'acqua. Infatti il battesimo di Giovanni era anche qualcosa di pericoloso, perché quasi li soffocava, quasi li ammazzava, potremmo dire, per strappare fuori l'anima e fare in modo che loro si sentissero un io scollegato da tutte le generazioni. Adesso è venuto un io che non c'è più bisogno di fare questa procedura, perché in realtà... È un principio autocosciente in ogni uomo, ecco. Giovanni rese testimonianza dicendo: Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di Lui. Questa immagine dello Spirito è una percezione che Giovanni ha nei confronti di Gesù: cioè lo Spirito Santo è Lio stesso, è la parola il logos che è in forma di colomba, la colomba è l'immagine più celestiale, più leggera, più leggiata di un elemento che proviene dal mondo spirituale, quindi dall'alto, e si ferma su di lui, cioè lui vede che in Cristo, cioè in Gesù scusate, entra Cristo. È il momento cardine dell'evoluzione in cui Dio che ha creato il mondo entra dentro un uomo, vuole entrare in contatto con l'umanità da un mondo trascendente, da un mondo privo di materia, privo di leggi umane, Dio vuole diventare un fatto umano, vuole sapere dei fatti umani, vuole sapere cosa vuol dire vivere in un corpo. E questo procedimento del fatto che il Dio entra in un corpo poi si riverberà in ogni corpo sulla terra perché ogni uomo da quel momento vorrà sapere di sé. È un potere che Dio trasferisce dall'universo dentro all'uomo. È una cosa quasi che dà le vertigini, sapere che Dio vuole sapere di sé attraverso l'uomo, vuole avere un'identità e doveva entrare dentro un uomo per fare in modo che ogni uomo potesse riconoscerlo e ritrovarlo in sé. È una cosa meravigliosa, poter riconoscere in sé questo potere divino. Da quel momento ogni uomo lo può fare, se vuole, se vuole. Io non lo conoscevo, dice Giovanni, ma colui che mi ha mandato, e questa è quella voce che lui dice, noi nasciamo dalle acque nascente da che lo manda a battezzare per acqua, gli ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ecco, il battesimo del Cristo non è il battesimo di Giovanni Battista, Giovanni Battista battezza attraverso l'acqua, si potrebbe dire che c'è... Un battesimo che tutti noi attraversiamo, che attraverso le acque fetali, potremmo dire, noi nasciamo dalle acque di nostra madre. E c'è un battesimo dal quale noi nasciamo grazie al potere e alla volontà del nostro Spirito, che è il battesimo dello Spirito Santo. Quindi il primo battesimo è quello dall'acqua, che simbolizza quello che faceva Giovanni, non da confondere con quello che ci fanno in chiesa. E l'altro battesimo è quello in cui noi vogliamo accorgersi di essere Dio, di avere Dio in noi. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. Avremo modo di approfondirlo. E io ho veduto e ho attestato che quelli è il figlio di Dio. Il figlio di Dio è una particella, una goccia di Dio che penetra nell'uomo, in ogni uomo e si fa uomo. Dio che si fa uomo è un processo che può avvenire in qualsiasi momento, non solo a Natale o a Pasqua. Ogni qualvolta l'individuo si accorga di sentire sprigionare dal suo petto la forza di Dio e la potenza dell'universo. Io vi ringrazio, vi, vi aspetto la prossima volta. Buona meditazione e a presto. Grazie a tutti. Salve, bentrovati, eh. benvenuti a questo incontro di stasera, a questo nostro appuntamento eh, che prende in esame appunto alcuni brani del Vangelo di Giovanni. Questa sera abbiamo un brano che mi sta particolarmente a cuore perché eh, raffigura qualcosa di molto caratteristico, di qualcosa che possiamo vivere ogni giorno. Ecco, è il brano della Samaritana al Pozzo. Dunque, se ricordate, io vi ho detto che è possibile individualizzare il Vangelo e farne una propria biografia. Noi possiamo leggere nelle varie eh, parti del Vangelo, come questa di stasera, un rapporto fra la nostra parte spirituale e la nostra parte animica. La nostra anima è, la nostra, è il nostro essere umano, ecco, il nostro ego potremmo dire. Lo spirito è qualcosa che invece lavora dentro di noi, ma non si presenta mai oggettivamente. In questo caso abbiamo un incontro speciale. L'io si incontra con l'anima. Il Cristo si siede sul pozzo e ha un incontro con l'anima umana. Noi tutti abbiamo un io, però non tutti sappiamo di averlo. Ecco, in questo caso la Samaritana, che è l'anima umana, viene a incontrare appunto il suo io. E vediamo un attimo, eh. Allora, cerchiamo di immedesimarci. Questo Cristo che ora parla è, nostro, è un incontro che può avvenire ogni giorno. È qualcosa che può accadere che noi stessi incontriamo come anima cercatrice della conoscenza l'io superiore umano e l'io superiore umano che è in potenza, la divinità che è in noi, ci parla e ci dà una rivelazione che è quella appunto che il Cristo consegna adesso all'anima della samaritana. Dunque, il Cristo è seduto sul pozzo. Cosa rappresenta il pozzo? Il pozzo rappresenta... Praticamente il luogo dove sono depositate, dove c'è l'acqua che disseta, ma disseta cosa? Non di solo pane vive l'uomo, qui in questo posto c'è la conoscenza e la samaritana viene ad attingere ogni giorno la conoscenza di se stessa, vuole conoscere, vuole dare un senso alla sua vita quello che facciamo tutti, ci informiamo, leggiamo, andiamo nelle biblioteche, compriamo libri, guardiamo filmati, ci interessiamo, vogliamo conoscere, l'anima umana è assetata di conoscenza, va continuamente ad attingere a questo pozzo della conoscenza. Quindi è un pozzo simbolico, rappresenta la conoscenza di per sé, la conoscenza materiale, la conoscenza intellettiva, la conoscenza che l'uomo può farsi usando il cervello. La conoscenza comune. Ecco che il Cristo dice: ehm, Chi viene ad attingere a questo pozzo, no, Avrà di nuovo sete. E la Samaritana è imbarazzata perché dice: Ma come mai mi rivolgi la parola, tu che sei un Giudeo? Infatti, i Giudei. Non malamente parlavano con i samaritani perché li vedevano dei mezzi sangue, come degli ebrei in, in qualche modo che avevano, si erano fatti come incrociare con la gente del popolo e a quei tempi era un grave, una grave danno perché si poteva soltanto sposare con i consanguini. Ecco. E la samaritana appunto dice perché parli con me? E dice tu eh, se tu sapessi che io, chi io sono, no? quindi dice che io sono l'io e il dono che ti posso dare, che Dio ti potrebbe dare, tu stessa mi chiederesti di darmi dell'acqua. E, e lei dice: Ma di che acqua stai parlando? E io, l'acqua della conoscenza, la vengo a prendere nella mia vita ogni giorno. Conosci forse un'altra acqua? Ecco, vediamo un attimo cosa risponde il Cristo. Eh. Dice: Chiunque beve di quest'acqua, questa conoscenza, attinge, avrà di nuovo sette, come dicevo prima. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Dunque, queste parole sono molto particolari perché ci dicono l'acqua che tu attingi, la conoscenza che tu trai dal mondo, dalle cose ordinarie, i libri, le biblioteche, non ti soddisferanno mai tu avrai di nuovo sete, non ci sarà mai fine alla tua conoscenza, avrai sempre bisogno di conoscere. Invece l'acqua che io ti posso dare come io, come io superiore, è qualcosa che farà zampillare dal tuo interno stesso una sorgente di vita eterna. Cosa vuol dire? Può sembrare un linguaggio simbolico, ma invece è molto chiaro. Dice, ma dell'acqua che io ti darò non avrai più sete. L'acqua che ti darò diventerà in te sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Vuol dire che non hai più bisogno, se incontri l'io superiore, di andare ad attingere al pozzo e quindi di nutrirti dell'ordinaria conoscenza. Perché? Perché da te stessa scaturisce l'acqua della conoscenza. Vuol dire... Tu stessa, per conoscenza diretta, ti si apriranno gli organi spirituali e l'acqua la potrai bere da dentro di te. Non avrai bisogno di nessuno che ti racconta la verità, perché tu stessa potrai indagare in prima persona che cos'è la verità. E questo tipo di verità è una verità che dissetta è una verità altissima, perché è il penetrare nell'esperienza spirituale, l'esperienza vera e propria che è Quindi il Cristo qua. E questo passo è scritto ovunque, cioè non è che me lo sto inventando, cioè sentire scaturire in sé acqua viva, viva della vita eterna vuol dire entrare in contatto e bagnarsi e bere di quella che è la realtà dello spirito, entrare nel mondo spirituale in prima persona. Questa è una, una cosa molto bella, ecco. E ovviamente l'anima la, dice dammi da bere. Affinché io non abbia più sete, dammi di quest'acqua e non continui qui a, a venire ogni giorno a prendere acqua. È interessante che Cristo dice: Vai a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. E la donna dice: Non ho marito. E, e Gesù dice: eh, Hai detto bene, non hai marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che ora hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Ecco interessante perché eh, il Cristo, Lio, dice: per poter avere l'acqua viva che io ti posso dare, quindi fare scaturire da te la possibilità di indagare in prima persona nel mondo spirituale, io ho bisogno che tu vai a prendere tuo marito. Ma chi è questo marito? E perché parla di cinque mariti? E questo che ha non è il vero marito? È molto semplice. Perché Cristo dice, per poter cominciare io ho bisogno di partire da qualcosa che in te è in potenza e è in genere, ma di cui tu non ti senti legata come agli altri mariti che hai avuto prima. I cinque mariti sono i cinque sensi. Può sembrare incredibile, ma lui dice, prima, fino adesso ti sei fidata dei cinque sensi e con questi hai, sei venuta ad attingere alla conoscenza che non ti dissetta. Se vuoi attingere alla conoscenza sovrasensibile, quella che ti disseterà perché tu stessa diventerai conoscenza, allora devi partire dal sesto marito, il tuo sesto senso. Ci si fida di un marito, no? Solitamente. Quindi lei si è fidata di cinque mariti e ora ne ha uno che però non sente il suo vero marito. È tutto scritto nei Vangeli, non mi sto inventando. Ovviamente, non viene detto che i mariti sono i sensi, però parla di cinque mariti, guarda caso, e di un sesto che non è proprio. Non si fida del quanti ci fidiamo di più dei cinque sensi e non ci fidiamo del nostro sen, sesto senso, il senso dell'intuizione, il senso dell'aldilà e il senso del sovrasensibile. Lui dice: Va bene, se vuoi l'acqua viva, se vuoi diventare chiaroveggente, cominciamo da lì. Partiamo da quello che tu chiami, il tuo sesto senso. È un insegnamento. Guardate che, che meraviglia, diciamo, può essere depositata nel Vangelo ed è sempre stata lì e nessuno se ne accorge. Vediamo l'ultima parte. E, ovviamente. La, la samaritana è allibita, dice: Mamma mia, ma chi sei tu? Sei un profeta. Addirittura dice, sei un profeta, sei un illuminato, sei un iniziato. E poi dice, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, il monte in cui si trovavano. Ecco. E voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù dice, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete Dio Padre. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre Dio in spirito e verità. Perché il Padre cerca questi adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Anche questo sembra un passo particolare, ma è molto importante. In realtà eh, l'anima dice. Voi adorate a Gerusalemme, noi adoriamo su un altro monte, ecco. E Cristo viene per raccontare. Non c'è più bisogno di credere in un appoggio. Non c'è più bisogno di chiedere in un tempio, in una chiesa, in un monte. No, perché il Regno dei Cieli sta venendo dentro di voi. E quindi il Padre che è nei Cieli ha bisogno di un rapporto senza intermediari. Non c'è bisogno di andare in un luogo... Perché in realtà per cercare lo Spirito bisogna soltanto cercarlo attraverso il proprio Spirito di verità. Cosa vuol dire? Dio è Spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in Spirito e verità. Vuol dire che noi dobbiamo sentirci ispirati, entrare in uno stato di coscienza tale per poter entrare in contatto direttamente con la Divinità e poter parlare, attingere la verità appunto con questo sesto senso. È come se tutta questa diciamo, questa, questo racconto ci dicesse: è venuto il tempo in cui l'uomo non deve più appoggiarsi alle guide, non ci sono più i maestri, non ci sono più i sacerdoti, non ci sono più le chiese, non ci sono più gli altari, perché l'uomo ha il potere di creare dentro di sé un tempio e da questo tempio attingere alla verità. Ogni uomo è libero di attingere e di entrare nella verità, attraverso le sue facoltà spirituali. Io penso che sia veramente meraviglioso questo, ci liberi, liberi tutto. Infatti, questa cosa è, una cosa è qualcosa che fa parte del Vangelo, non è parte degli apocrifi, è il Vangelo. E quindi, ecco, l'ultima cosa che vorrei concludere, perché, e dire però perché è molto importante, è che la Samaritana, l'anima dice allo spirito, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo, quando Egli verrà ci annunzierà ogni cosa e il Cristo dice appunto sono io quello che deve venire, sono io che ti parlo ecco qui praticamente l'anima sa di aver incontrato il suo io spirituale ha parlato non con un fantasma, non con un maestro ha parlato con la parte, l'autorità spirituale che c'è in ogni uomo e io vi auguro a ognuno di voi di fare questo incontro, di incontrare domani, di incontrare questa notte, domattina il vostro io davanti al pozzo della conoscenza, che vi possa offrire la capacità chiaroveggente di entrare in contatto con la verità e possiate conoscere. Ovviamente, bisogna prima imparare a sopportarla la verità, perché non tutti la sanno sopportare. Potrebbe essere bello dire: Ah, che bello la verità! invece, la verità è anche qualcosa di pauroso. In ogni caso io vi, vi auguro che è qualcosa di pauroso. Non possiamo pensare di essere noi Dio, sarebbe uno sproloquio. Ecco. In noi c'è qualcosa che ci può mettere in contatto con l'eternità. E sentiamo il profumo dell'eternità proprio in queste parole che vi invito ad andare a leggere e a meditare, ecco. Io vi ringrazio e, come sempre, vi saluto ricordandovi. Non abbiate paura, perché il Cristo è qui. Pa queste parole che hanno palpitato in noi sono Cristo in noi. Non abbiate paura. A domani, eh? presto. Arrivederci a tutti, eh.